navi che partivano da un porto, il porto di Genova, e partivano dal porto di Genova alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Partivano allora per l'America del Sud, per l'America del Nord. Però questi paesi hanno avuto la capacità di accogliere quelli che venivano dall'Europa, dall'Italia, e sono diventati dei grandi paesi, anche perché hanno avuto questa capacità di accogliere. Poi c'è una storia di treni, quando c'erano dei treni che arrivavano, in questo caso arrivavano nelle grandi stazioni delle città italiane di Genova, Torino, Milano, e anche quelli erano treni carichi di persone che venivano dall'Italia meridionale negli anni 50-60 del Novecento. Allora, questa storia di navi e di treni l'ho ricordata per ricordare una cosa che è evidente, che nella nostra storia, nella storia del mondo, le persone si spostano, cambiano casa, cambiano regione, cambiano paese. Oggi questa manifestazione è un pezzo di storia, e noi in questo momento stiamo facendo storia, stiamo facendo il nostro piccolo pezzo per stimolare chi di dovere, chi decide diciamo certe leggi, perché possano essere cambiate e possa essere finalmente riconosciuto il nuovo volto della società genovese, ma della società italiana. Il vedere qui tanti ragazzi veramente è uno spettacolo che ci consola, ci rincuora e ci fa sperare veramente per il futuro di tutta la nostra società. Ragazzi, voi di cittadinanza non italiana compresi, e per primi posso dire. Questo è un momento simbolico, ma non soltanto. Noi prendiamo atto di una realtà, che è quella che la nostra società, la comunità genovese, è fatta di tanti bambini, di tante persone che vengono da paesi diversi. Lo riconosciamo, lo accettiamo, lo consideriamo un valore, e quindi diamo questo attestato di cittadinanza genovese a tutti i bambini delle medie. In questo caso prendiamo una classe come simbolo di tutti. E poi vogliamo dire al Parlamento, al Governo nazionale, fate una legge sullo ius soli, come quella che esiste negli Stati Uniti d'America, che concede la cittadinanza a tutti coloro che nascono sul nostro territorio. È un elemento di forza e di civiltà. A volte queste limitazioni non sono strettamente giuridiche, ma i tempi, ad esempio, di un rilascio, di un rinnovo del permesso di soggiorno, fanno sì che a molte persone sia completamente impedito il fatto di partecipare a un corso di studio all'estero. In tantissimi casi addirittura partecipare alle gite scolastiche all'estero diventa un problema, così come ad esempio usufruire di una borsa di studio, poter avere un pubblico impiego, poter svolgere tutta una serie di funzioni alle quali, essendo cresciuti qua, si può, si vuole e si deve contribuire. Quindi noi adesso, se siamo qua, facciamo parte della comunità genovese. Poi dovunque andremo facciamo parte di una comunità ancora più ampia, che è la comunità umana, dove non ci sono differenze di passaporto, di lingua, di genitori. Da questo punto di vista siamo tutti diversi, ma siamo tutti uguali. E questo discorso della cittadinanza genovese è un modo di lanciare questo messaggio.